Bene, dove eravamo rimasti? Ah, giusto. Ringraziamo Gesù eterno e santo, uomo come noi, però Dio, nostro creatore di tutte. Ma siete in la capoccia, breccion del tevere? Fermo un momento, questa non è la chiesa senza texture in cui sono entrato nello scorso episodio. Ah beh, sarà colpa di quelle gocciole scadute che ho mangiato, dovrò fare più attenzione la prossima volta. Guarda un po' quello l'incazzato. Ripetilo se hai il coraggio, brutto stronzo che non sei altro. E voi vecchiacci che cosa volete da me? Non avrete mai la mia tessera COP per avere gli sconti sulla spesa, quella mi serve per fare rifornimento di gocciole e Pepsi. Come mai questa chiesa è piena zeppa di borsoni e scatole con armi e munizioni? La gente non sa davvero più cosa donare ai poveri di questi tempi. Prendete questo. Cos, un lanciafiamme sull'altare? Datemelo subito, lo voglio, lo voglio, lo voglio. E questo mitra da dove cazzo è uscito? Poco importa, è ottimo comunque. Ah, scusate amici miei, quasi dimenticavo, come state? Io sono Manu Milo, per gli amici Manu, e oggi siamo tornati su questo bordello psichedelico di Grezzo 2. Ora che ho sistemato le grafiche e tutto il resto, dovreste riuscire a godervelo molto meglio, nonostante ci sia caos totale in ogni momento. Fuori dalla mia chiesa! Non si schioppi. Cosa cazzo sta succedendo? Devo combattere contro Gesù adesso? E poi come minchia ho fatto a diventare così grande? Non sono nemmeno sicuro di starlo realmente colpendo, forse sono troppo basso. Vabbè, sono comunque fortissimo con questa nuova forma. Ma mannaggia tuo padre, persino la trasformazione è finita, come cazzo dovrei fare adesso a ucciderlo? Vaffanculo, muori bastardo! Ce l'ho fatta, evviva evviva, ho ucciso quel porco di... Cosa? Dove sono? Era tutto un sogno quindi? Dovevo immaginarlo. Chi è che bussa a quest'ora? Ma fatevi i cazzacci vostri per favore, appena sveglio già a rompere le palle. Oggi è nato Gesù, il celeste bambino. Quindi non era un sogno, ho davvero fatto esplodere quella chiesa della minchia, allora sono proprio il migliore. Sti preti però già mi hanno rotto gli zebedei, sono persino entrati in casa mia, non so come, ma lo hanno fatto. Adesso però gli darò una bella lezione, una che non dimenticheranno facilmente. Ecco fatto, facile e veloce, mi chiamano Amazon Prime. Questa casa poi è un macello, sembra di vivere in una fattoria, io. Fammi uscire a prendere un po' d'aria che è meglio. Te hai preso un colpo, sei morto. Davvero? Sono morto. È così che finisce la vita di Manu Milo, solo circondato da merda e preti morti. Poteva andare peggio però dai, solo che adesso non sono sicuro di essere il benvenuto in paradiso. Ciao Gesù, come stai? È tanto che non ci si vede. Spero non ti dispiaccia se prendo quel fucile poggiato comodamente dietro di te. Ora che ci penso, credete che le armi siano vietate in paradiso? Raggiungi la cima, e come cazzo faccio ora? Sono appena morto, datemi un po' di tregua. Ci metterò un sacco, non è vero? A few moments later. Uff, uff, che stanchezza, che fatica, e già mi stanno sparando, quindi non sono l'unico stronzo armato qui su tra le nuvole. Anche se non credo che siano esattamente armi, ma a me che cazzo me ne fotte, l'importante è che muoiano tutti quanti.
meglio procedere dai. Intanto voi iscrivetevi, lasciate un bel mi piace e scrivete a fanpage dicendo che è morto il vostro youtuber preferito, ovvero Manuilo, per gli amici astro del ciel. Ma quanto mancherà prima di arrivare alla cima di questo monte? Minchia, questo non lo avevo notato proprio. Questi angeli qui invece sono una novità e non una piacevole, direi, mi stanno sfondando il culo. La soluzione migliore in casi del genere è la fuga. Non posso sprecare tutti i proiettili contro qualcuno che tanto non morirà mai. Il lanciarazzi comunque funziona alla perfezione, direi, però la prossima volta evito di spararmi sotto i piedi, se non ne chiedere troppo è. Finalmente, sono quasi alla fine di questa scalata. C'è fila in paradiso, ma cosa mi tocca sentire? Su, muovetevi, per favore, mi scusi, permesso, faccia spazio. Mi avete rotto i coglioni, adesso facciamo come dico io qui, prima che mi incazzo sul serio. Dai su che sono arrivato. Non credete a un cazzo, non credete voi altri. Seguite me. La tua anima già è marcia su questa terra. Che ne vuoi a fare? Non puoi andare in paradiso se conduci sta vita qui de merda. Vergognati! Te ne vergogna! Te devi frustare le palle quando senti che c'hai bisogno di un egoismo personale. Ma sul serio? Hai capito? Sì, a me non mi può fregare meno. Quanto sei bravo. Te chi sei? Chi sei per me? Vaffanculo. E non metti un telocchio che fico un telocchio del genere. Adesso dovrei restare a combattere contro Dio in persona, ma fammi il piacere. No no grazie, passo e raddoppio al prossimo, ci vediamo direttamente dall'altra parte. E rieccoci nel tunnel angelico, chissà dove andrò a finire adesso, magari incontrerò Berlusconi, oppure Maurizio Costanzo, scopriamolo insieme. Minchia, ci sono gli zombie, non credo di essere ancora in paradiso. Già, mi sa proprio di essere caduto dritto dritto all'inferno, era pure ora ormai. E questa mitragliatrice qui, finalmente un'arma forte e seria, ora sì che si può andare avanti per bene. Usciamo da questa cripta, anche se pure qui fuori ci sono tutti i miei iscritti che mi aspettano. Ragazzi scusate ma non mi sembra il momento per un firmacopie. Qui dentro cosa c'è? Mike, e chi cazzo è Mike adesso? Meglio non restare ad indagare, dobbiamo andare avanti, anche perché rimanere all'inferno non mi va neanche un no. Non voglio neanche tentare a indovinare dove cazzo sono, fammi uccidere tutti sti tipi e basta. Basta scale per favore, ho già scalato quel monte in paradiso, poi com'è che sia lì che qui all'inferno tutti mi sparano, c'è qualcuno a cui vado a genio in questo mondo, oppure sto sulle palle a tutti quanti. Questo posto poi è enorme, quasi mi ci perdo. Figa sta stanza piena di libri, c'è anche una chiave che credo proprio mi serva per andare avanti. Oltre questa però niente di che. Andiamo andiamo, la porta da aprire dovrebbe essere quella. Esatto, ho indovinato, questo invece chi cazzo è? Lasciami stare, toglimi le tue manacce di dosso. Minchia però, tutto questo bordello, solo perché ho ucciso Gesù, non è poi così grave dai. Adesso vi concio tutti per le feste, fosse l'ultima cosa che faccio. Guarda un po', delle nuove armi, abbiamo una mitraglietta, un redentore, qualunque cosa sia, e infine una mazza tonfa preti. Insomma un bel arsenale. Andiamo avanti, sento che siamo quasi alla fine amici miei. Ormai non so nemmeno più che razza di nemici sto affrontando, ho appena ucciso una vecchietta, prima c'erano gli zombie, ed ora di nuovo questi preti, ma che cazzo sto giocando? Basta, diamoci un taglio, voglio finire questo maledettissimo episodio e andarmene a dormire, per favore vi scongiuro. Ma poi perché sto sparando a dei cazzo di alieni adesso, questo gioco continua a stupirmi ogni secondo che passa. Sto anche per schiottare, fammi uscire per amor di Dio. E ora ci sono delle cazzo di tigri, ovviamente tutto nella norma da queste parti. Da quanto mi sembra di aver capito questo sangue qui a terra va evitato o mi ucciderà. Fortunatamente ci sono delle scale, ora mi tocca pure fare il parkour per prendere una stupidissima chiave. Eccola lì la bastarda, opla, un salto qui, un salto là.
Mi avete sfracassato le palle, andate tutti a farvi fottere alieni del cazzo. Ecco l'uscita finalmente, a mai più. Basta così. Beh ragazzi, che dire, se il video vi è piaciuto iscrivetevi, lasciate un like e condividetelo con i vostri amichetti del cuore. Da Manu Milo è tutto, alla prossima.